Un impegno consolidato nel tempo per l'Associazione Culturale, Artistica e Ricreativa di Larino, da anni impegnata nella promozione di numerose iniziative socioculturali, valori e un messaggio sempre attuali che nella passione vivente si consolidano con un profondo coinvolgimento emotivo in una forte consapevolezza. L'evento è giunto alla 10ª edizione attraverso un percorso di fede e religiosità condiviso da oltre 100 figuranti e da un pubblico numeroso immerso in ambienti molto suggestive che anche quest'anno ha seguito la rappresentazione sotto il cielo stellato. La domenica che precede la Settimana Santa è stata scandita da due passaggi: il giorno della gloria con la processione del mattino dalla chiesa dei Santi Martiri Larinesi e la benedizione delle palme per ricordare l'arrivo di Gesù a Gerusalemme. Poi gli ultimi momenti della sua vita con i giorni dell'amore, dall'ultima cena alla resurrezione, la rivisitazione scenica del Triduo Pasquale, Piazza dei Frentani, la Via Crucis lungo le strade del centro e poi la salita al Calvario nella zona del Monterone. Un percorso molto suggestivo e curato nei dettagli, dalle musiche alla voce narrante fino agli effetti speciali che hanno impresso un forte senso di realismo. Per la prima volta la parte di Gesù è stata interpretata da Sandro D'Agostino, che ha affrontato l'intero percorso a piedi nudi dopo giorni di preparazione. Bilancio positivo per il decennale della manifestazione, come evidenziato dal presidente dell'associazione CAR, Giuseppe Petriella. Dopo 10 anni è un bilancio più che soddisfacente. L'impegno è enorme, la passione che ci mettiamo noi per fare questa manifestazione e tutti i miei collaboratori, quindi penso che è una cosa bella. Da seguire? Da seguire, sì, sicuramente sempre da seguire.